Come si diventa un buon chirurgo? Si diventa con molta pratica, vivendo in ospedale, con una buona cultura e capendo che uno studente, che uno specialistando che si iscrive oggi entrerà pienamente nella professione quando avrà 35 anni, quindi immaginando la professione quando starà loro, quindi magari facendo anche un po' di ingegneria su strumenti, facendo magari anche un po' di biologia molecolare per la medicina rigenerativa e quant'altro. Ci vuole moltissimo lavoro, è un'attività lunga, faticosa, molto impegnativa, grande senso di responsabilità e grande sacrificio. La formazione del chirurgo è stata al centro del dibattito con i presidi delle facoltà mediche di Roma. L'incontro è stato organizzato dalla Società Romana di Chirurgia. Dai tanti interventi dei relatori è emerso un problema principale. Gli specializzanti di medicina e chirurgia operano poco. Ecco la proposta avanzata dal rettore della Sapienza, Luigi Frati. Siete disposti come chirurghi qui al Policlinico a mettere nero su bianco che il 25% degli interventi non li fate voi ma li fate fare agli specializzanti? Sì o no? La risposta è questa. Tutti i resti sono chiacchiere. Perché se tu metti questa norma, anzi adesso ve lo dico, lo metto nello statuto dell'università. La maggior parte dei partecipanti all'incontro sono stati gli studenti e gli specializzanti di medicina e chirurgia iscritti a Vento di Cambiamento, Phoenix. Soddisfatto di questo incontro? Assolutamente no, ma come penso fosse prevedibile. Il problema è che si parlano, secondo me, dietro tante cose. Io personalmente, riguardo per esempio a questa cosa delle ore, sono assolutamente non favorevole, nel senso che io faccio molte più delle mie ore previste dal contratto, nessuno me le paga quelle in più. Eppure però ci sto, senza che nessuno mi obbliga, senza che nessuno mi dà niente in cambio, perché di fatto quello che ci viene dato in cambio è pari a zero. Quindi trovo assurdo, assurdo che si parli dietro questa cosa. Quello che noi, almeno che io percepisco da parte dei miei professori, ma anche sentendo gli altri, diciamo, colleghi di altre città e anche di altre specializzazioni, sia all'interno del Policlinico che fuori, è che non c'è la disponibilità e la volontà da parte dei nostri professori di insegnarci qualcosa. Com'è la realtà oggi? La realtà è quella che hanno detto gli specializzanti, cioè in realtà che si fa poco, poca pratica. Si lavora tante ore ma si fa poca pratica chirurgica, quindi speriamo in un aiuto in più, cioè nel senso di operare, non dico di fare 200, veramente 200 interventi, però mettere un pochino più le mani ci aiuterebbe.